A tutti un buon mercoledì, entriamo nel Vangelo che la liturgia ci regala in questo mercoledì. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro, che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero, concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro, voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero, lo possiamo. E Gesù disse loro, il calice che io bevo anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni, dominano su di esse, e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti testo abbastanza lungo, pieno di, di mille spunti, mi soffermo brevemente sulle prime due righe. Gesù cammina davanti ai discepoli ed erano sgomenti, coloro che lo seguivano erano impauriti, sgomenti e impauriti. Ogni tanto nella scrittura emergono no, queste, queste frasi dove di fronte al mistero di Dio si sente sgomento, si sente turbamento, si sente paura. Non so, mi viene in mente ad esempio la notte di Abramo, quando Abramo ha compiuto il sacrificio e sente il timore di Dio che si manifesti. C'è Mosè, si parla di una notte di Mosè in cui Mosè sente il timore di Dio. Ecco, qua siamo di fronte ai discepoli che percepiscono. Il mistero divino che si manifesta in Gesù e lo sentono con questo misto di timore, con questo misto di paura. Si rendono conto che sono di fronte al grande mistero di Dio che si rivela e che si manifesta. È importante questa dimensione anche no, nella nostra vita, un po' quello che chiamiamo il timore di Dio. Il timore di Dio non è la paura di Dio, ma è la coscienza che sono di fronte al grande mistero di Dio. Se mi permettete un piccolo spunto pastorale, attenzione a questa dimensione. Noi giustamente crediamo in un Dio che si è incarnato, che si è fatto carne, che si è manifestato nell'uomo Gesù. Però non banalizziamo questa dimensione del sacro, dell'alterità di Dio. C'è una parte di Dio che quando si rivela so che è Dio. Sono di fronte al mistero assoluto, non semplicemente alla banalità, a una cosa su cui si può scherzare, si può giochicchiare. Ecco, il timore di Dio vuol dire: Oh, non si scherza, qui sono di fronte al mistero assoluto dell'uomo, del mondo, del cosmo, della storia. Ecco, i discepoli hanno questo sentore, stanno salendo verso Gerusalemme e hanno sentore che lì dentro, nella, nella vicenda di Gesù, si sta giocando qualcosa che è estremamente grande. Però poi vediamo che nel proseguo del testo è ambiguo questo loro sentimento. Ecco, non bastano il sentimento del sacro, poi bisogna proprio alimentarlo nel confronto con Gesù. Giacomo e Giovanni incarnano, se volete. Tutto quell'insieme di sensazioni, di ambizioni, tutta quella, tutto quell'ambiguo ecco, che può esserci dentro il sacro, loro vogliono che Gesù li faccia diventare il primo ministro e il ministro degli interni eh, del suo governo, per dire scusatemi la battuta. Però chiedono certamente una posizione di rilievo che è estremamente in contrasto con quello che Gesù ha appena annunciato. Lui ha appena annunciato di nuovo la sua passione e loro chiedono il Potere. Vedete com'è complesso il nostro essere umano? Da un lato il timore, poi ascoltano l'annuncio della passione e poi vengono fuori invece con questi movimenti di utilitarismo della religione. Dai, qui dentro de ho, capisco che ho una possibilità di riscatto. Grazie a Gesù noi possiamo finalmente diventare qualcuno. E eh, noi siamo così. Forse il Vangelo di oggi ci meste proprio di fronte alla nostra complessità di esseri umani che cercano di seguire Gesù. C'è il timore, ma c'è anche l'ambiguo dentro di noi. Non abbiamo mai finito per tutta la vita di purificare il nostro stare di fronte a Dio. Dio tira fuori la nostra parte migliore, è il sacro, è il mistero assoluto della vita. Ma di fronte a Dio, di fronte a Dio che è la verità, viene fuori anche ciò che in noi non è verità. Ma ben venga questo, ben venga. Gesù sembra non arrabbiarsi, no? Anzi, intrattiene un dialogo con Giacomo e Giovanni. Li aiuta a tirar fuori questo ambiguo che c'è in loro. Guardate che è bellissima sta cosa di Gesù quando tu di fronte a Gesù che è la verità scopri anche le tue note storte le tue ambiguità non è che ti caccia via a calci anzi entra in dialogo con loro per dire dai tirala fuori questa ambiguità che è dentro di te è solo quando gli hai dato un volto che allora puoi fare un passo in più è solo quando viene fuori ciò che hai dentro di te che hai bisogno di farti perdonare che allora puoi sperimentare la misericordia ecco di fronte a Dio qualche volta anche un po' dolorosamente incontriamo la verità di noi stessi, il nostro timore ma anche il nostro ambiguo, il nostro sentore che siamo di fronte al mistero assoluto di Dio ma anche i nostri piccoli giochi di potere, la sensazione della grandezza di Dio ma anche la piccolezza dei nostri piccoli interessi personali. Per fortuna ringraziamo Dio, non può essere sbarazzino no, il nostro rapporto con Dio, di fronte a Dio viene fuori anche quello che siamo noi. E prepariamoci perché ci sono le note storte. E poi interessante, no? il finale del Vangelo di oggi. Tutti si indignano con Giacomo e Giovanni, ma si indignano perché lo vorrebbero loro, perché tutti di lì dentro vorrebbero avere un po' di potere. Tanto è vero che Gesù si siede e con pazienza gli dice, tra di voi non sia così. Ecco Gesù che gli annuncia con profezia il sogno di una chiesa dove abbiamo risolto le nostre piccole ambiguità, i nostri piccoli giochi di potere. Voi sapete come va il mondo, voi sapete che tutti nel mondo non vogliono dominare, ma tra di voi però non è così, che bella questa espressione di Gesù, tra di voi non è così. Risolvete le vostre ambiguità, provate ad annunciare nel vostro modo di essere chiesa un altro modo che va oltre i piccoli giochi di potere. Una bellissima immagine e un bellissimo dono che ci fa Gesù: il dono di essere chiesa profetica. Dice: è normale tra di voi i giochi di potere, il desiderio di primeggiare? Ma c'è perché c'è in tutti gli uomini. Di fronte a me, sembra dirci Gesù, questa cosa può essere trasfigurata e che bello no? mostrare chi nella Chiesa un altro modo di essere assieme che non sia dettato da piccole logiche egoistiche, ma che sia davvero comunità profetica, segno autentico dell'amore nel mondo. Oh, non abbiamo mai finito di farla è questa cosa, perché nella Chiesa ci scontriamo con le piccole logiche di potere, con le piccole vendette, con le piccole rivendicazioni, piccole, a volte anche grandi, no? Ecco, il Signore chiede sempre alla Chiesa di fare questo cammino di conversione. Ma attenzione, non saranno i documenti, non saranno le volte in cui ci sediamo intorno a un tavolo a dire che cosa dovremmo fare, tutte cose importantissime. Nella Chiesa non sarà così? C'è l'ambiguità dell'essere umano, non saranno la caratteristica principale se ci lasciamo convertire da Gesù, cioè se mi metto di fronte a Lui, do un nome alle mie ambiguità e lascio che Lui le trasfigura. La Chiesa non è una società per azioni, non è un SRL, non è un gruppo autogeno, un training autogeno per migliorare noi stessi, è il Cristo che ci trasfigura. Tutta la sintesi di ciò che c'è nella Chiesa è spirituale. Quando io incontro la verità di Cristo allora nella Chiesa cambia qualcosa, perché il Signore mi ha trasformato, è il Signore che ci trasforma e allora nella Chiesa proviamo ad annunciare profeticamente un altro modo di essere discepoli. Grazie per aver condiviso questo momento di ascolto del Vangelo, auguro a tutti un buon mercoledì.